Ciao a tutti, buona serata a tutti, da me Massimo Banzi e Da Ubi De Feo da Amsterdam. io sono in realtà sempre a Lugano, Svizzera, ma oggi mi sono costruito questo set stile Caccamo, dove abbiamo il Golfo di Napoli e la cravatta trapassante dove si vede dietro il Golfo di Napoli. Giusto per cambiare un attimo, perché come sfondo il mio laboratorio aveva rotto le scatole. Ubi, raccontaci qualcosa di eccitante che è successo questa settimana. Allora, la settimana scorsa, Ok. e niente, la settimana scorsa ho avuto un sacco di cose da fare, ho lavorato con un sacco di Raspberry Pi, perché te lo dico perché molto spesso, non so se ci hai fatto caso, sicuramente, un sacco di utenti dicono, ah, ma voi, scusatemi, uso la Raspberry Pi, e invece noi le Raspberry Pi le usiamo, le amiamo. E quindi no, c'è questa concezione che siamo rivali, ma in realtà siamo due prodotti diversi No, che si. figurati. No, Sì, no, esatto. io, cioè, ho un rapporto buonissimo con Eben Upton. Quando sono a Cambridge lo vado a trovare, ci vediamo. Cioè, l'ultima volta mi ha regalato il kit, quello imperiale del Raspberry Pi 4, per cui cioè, sono amicissimi, figurati. Guarda che sto facendo io. Io ho fatto Ah, sì. questo mostro di Frankenstein dove praticamente ho una Pi con sopra un Arduino mini che io adoro, ma purtroppo non le facciamo più. E quindi praticamente sia la Raspberry Pi che l'Arduino si condividono un bus per parlare con il display e quindi si controllano a vicenda. Esperimenti, Ah. esperimenti, chissà dove Chiariamo porteranno. questa cosa. In realtà, già adesso, se uno ha una Raspberry Pi, può andare sulla cloud di Arduino, su create.arduino.cc, aggiungere il suo Raspberry Pi e a questo punto lo può gestire completamente in remoto tramite l'interfaccia che c'è sulla cloud di Arduino e poi addirittura può scrivere del codice dentro l'IDE Create di Arduino e premendo un pulsante attraverso la rete lo carica dentro nel Raspberry Pi che ha ovunque nel mondo. Per cui ha Esatto. gratis una cosa di device management e gestione remota di una macchina Linux che normalmente costa una paccata di soldi e noi ce l'abbiamo. Sì, guarda, ci abbiamo lavorato un po', abbiamo ovviamente non è che tutto il codice Arduino lo prendi e funziona, però siamo riusciti a fare determinate cose insieme ai ragazzi. Però Quindi uno dei componenti fondamentali di queste attività qui è un pezzo di software che fa Arduino, di cui noi siamo particolarmente orgogliosi, che è la CLI, o la Command Line Interface. Ora, per questa ragione, noi abbiamo quasi sempre un ospite Arduino e oggi vogliamo far entrare il nostro amico Roberto Sora. Devi fare unmute, Roberto. unmute. Ciao a tutti. Ciao, allora Roberto lavora per Arduino nell'ufficio di Torino, anche se in questo momento lavora nella sua, in una undisclosed location da qualche parte in Piemonte. Vicino a Porta Susa. Ok. E niente, raccontaci un pochino chi sei, da dove vieni, cosa fai. Allora, sono Roberto e diciamo lavoro sulla CLI, sono advanced cheerleader di questo progetto perché fondamentalmente, insomma, mi occupo un po' di tenere le fila del progetto e sono stato investito di questo ruolo di tormentare i miei teammates che sono, diciamo, uno è un senatore di Arduino che è Christian Maglie che praticamente si occupa da sempre dell'IDE Java, lo saluto. Con cui abbiamo scritto, diciamo, a quattro mani l'ultima feature interessante che abbiamo rilasciato, che è quella del debugger, che poi è stata portata nel Proide. E mi sono preso un sacco di insulti da Christian Maglie perché faccio troppo copy-paste, mentre lui è uno che scrive, diciamo, carattere per carattere. E ecco, quindi, insomma, programmatore e, diciamo, cheerleader ufficiale del progetto. Quindi. Adesso la CLI è diventato uno dei mattoni costruttivi di tutto il sistema Arduino. E uno appunto delle tante persone che hanno un po' ispirato questo progetto lì è il fatto che Ubitefe ha detto: no, io uso solo la command line. Parlaci un po' di questo amore per la command line.
Io, beh, alla fine non lo so, io scrivo codice come te da tantissimi anni, cioè abbiamo iniziato entrambi negli anni 80 e quindi niente, non lo so, questa cosa di scrivere mi è sempre piaciuta. Io tra l'altro, cosa che non sanno in molti, sono dattilografo, proprio la prima volta che ho preso un diploma di dattilografo era quando avevo 10 anni, quindi nell'84. E poi sono andato avanti sempre, sai, dalla macchina da scrivere passi ad altri sistemi, tipo la macchina da scrivere elettronica, chi se la ricorda. Poi il computer, a un certo punto, tip tap, questa vita di dattilografo va avanti. E poi ho fatto un anno in marina in cui ero addetto alle telescriventi, che è una roba incredibile. E poi da lì sono passato a scrivere codice, una roba, un'altra. E a un certo punto ti rendi conto che ti piace più l'interfaccia a caratteri di quella a icone. E quindi c'ho questa fissazione per i terminali, Massimo. Non so come sistemarla. Appunto, per cui Roberto si occupa di fare in modo che tu abbia abbondanti dosi di command line interface. Sì, mi tocca Esatto, invitarlo a tutti i meeting. esatto. Sì. Wow. Abbiamo anche una fan di Roberto Sora che si è palesata Ciao. sulla chat. Bene, bene. Allora, grazie Roberto che sei venuto qui. Ogni tanto ti tiriamo dentro a fare un po' chiacchierare con gli ospiti. Come cheerleader è il mio compito di stasera, quindi. Esatto, no, tu sei guest star. Noi cerchiamo di portare una persona che lavora per Arduino a ogni puntata. In realtà, la settimana prossima abbiamo una sorpresa di cui non riveleremo i dettagli, però la persona che lavora per Arduino sarà anche uno degli ospiti proprio che racconta un suo progetto. Non diciamo chi è, però insomma, è una brava donna. Brava giovane donna, scusate, la sequenza è un po' significativa. E niente, per cui direi che ti teniamo qui ancora. Tra poco noi cominciamo a parlare con la prima ospite. L'unica cosa che volevo aggiungere, allora, in questa trasmissione, per ragioni di cazzeggio puro, non si parla di Covid-19, perché dici tanto tutto il giorno in televisione. Anzi, facciamo così, visto che siamo in questa modalità, scusate, cambiamo lo sfondo e ci mettiamo in modalità Modalità d'urso. Barbara D'Urso, e siccome in queste trasmissioni qua si parla solo di quella roba lì, noi non ne parliamo. Però una cosa la volevo citare: quella settimana scorsa Arduino ha organizzato abbastanza in fretta e furia una conferenza online per cercare di far parlare tra di loro i progetti che utilizzano Arduino diciamo, per progetti open source basati su Arduino che cercano in qualche maniera di intervenire su diversi aspetti dei problemi creati dal Covid-19, perché erano due track parallele, una su tutte, diciamo, i ventilatori, come li chiamano, sono queste macchine per la respirazione artificiale, e un altro track per tutti invece le altre cose, per cui c'erano progetti che facevano vedere, che ne so, un sistema per misurare la quantità di ossigeno nel sangue. C'era un signore che ha Ho fatto vedere un progetto che era del Camerun, credo, che era incredibile, cioè ha fabbricato nel Camerun con quello che ha trovato un Arduino Mega un aggeggio per poi dopo con dentro una bottiglia di ossigeno per aiutare la respirazione dei malati, e poi ha messo tutto dentro una valigia, un trolley, per cui è in grado di trasportare questo oggetto in giro, pazzesco. Per cui se volete, se andate sul nostro canale YouTube, se guardate, c'è la registrazione di entrambe le track. C'erano un sacco di progetti assurdi di tutti i tipi, però era molto molto interessante. E per cui non so chi ha seguito questo evento di voi, tu mi hai seguito, Roberto hai seguito, tu c'eri? Roberto, fai unmute e raccontaci una cosa che ti è piaciuta, che hai visto a questa conferenza. Se non sbaglio, il brasiliano che proprio di lavoro gestiva respiratori per la sanità brasiliana, che se ne è uscito con questo progetto fantastico proprio, con tutti i dettagli,
e lo ha raccontato velocissimo perché era proprio un progetto bello grasso, e, cioè, mi ha impressionato, sono rimasto davvero impressionato, cioè, ha mischiato fisica, chimica, elettronica, elettromeccanica, tutto insieme e ci ha fatto vedere anche il prototipo. Ah, Insomma, bellissimo. proprio impressionato. Guardatevelo. Scusa, solo un secondo per salutare il nostro amico, aspetta, Riccardo Franzoso, che è la persona responsabile di una delle fabbriche che fabbricano tutti gli Arduino che toccate, che continua a lavorare, perché poi alla fine, appunto, la cosa che abbiamo poi visto è che un sacco di gente utilizza Arduino dentro queste apparecchiature qui, per cui noi riceviamo delle lettere di gente che dice: mi servono n.000 Arduino perché sto facendo 3.000 ventilatori, e noi queste cose le dobbiamo poi mandare al Ministero in Italia dicendo: per favore, teneteci aperti, perché sennò poi questi cosa ci mettono nel ventilatore? Per cui grazie Riccardo, ti salutiamo con affetto. C'è un altro, c'è uno degli ospiti che dice: Massimo, per essere coerente, ti mancherebbero 6 kilowatt di luce bianca puntata addosso. Purtroppo il budget che ci ha dato l'Arduino non prevedeva 6 kilowatt di luce, per cui abbiamo dei riflettori, diciamo, da Il minore potenza, però il budget. problema non è la lampada, ma è la bolletta, perché la bolletta che ti No, qua in arriva. Svizzera non costa, qua in Svizzera non, vedi, qua c'è il lago di Lugano dove sono io, qua in Svizzera non costa Ah, a l'elettricità, è tutto nucleare, non ti preoccupare. posto, vabbè. Va bene, allora adesso noi rimettiamo un attimo Roberto in pausa e portiamo la prima ospite, ciao Roby, ci vediamo dopo, e la prima ospite di stasera è la nostra amica Dorotea, che adesso noi portiamo nel live. Ciao Dorotea. Ciao, Benvenuta. buonasera a tutti. E niente, tu sei la prima ospite di oggi. Raccontaci un pochino chi sei, qual è il tuo background, da dove vieni, cosa fai. Ok, allora dunque, sono Dorotea Panzarella e sono un industrial designer e attualmente lavoro come libera professionista. Però prima di tutto permettetemi di ringraziarvi per l'invito al Bar Arduino, che è un bellissimo luogo in cui incontrarsi. E Grazie. dunque, io attualmente abito a Treviso e ho studiato all'Università IUAV di Venezia, però sono originaria di Cefalù, in provincia di Palermo. Diciamo che dopo alcuni giri sono tornata qui dove avevo studiato. E stasera, a quanto pare, sono stata invitata per parlare del mio progetto di tesi di laurea, che non è un progetto recente, in realtà proprio ieri ha compiuto 9 anni, ieri era l'anniversario della laurea specialistica. Ah, Però sì, quindi proprio grazie. festeggiamo. Però devo dire, anche se è un progetto di qualche anno fa, è comunque valido, mi fa piacere parlarne. Anche perché è un progetto che mi rappresenta molto, cioè tuttora tutto ciò che ho messo in quel progetto lo sento ancora molto mio. E, si tratta di un giocattolo interattivo per bambini con disabilità visiva. E dicevo appunto che continua a rappresentarmi molto perché quando ho l'occasione, insomma, continuo a progettare nel settore del giocattolo, è il settore che in assoluto mi appassiona di più. Ho lavorato in una nota azienda di giocattoli proprio all'interno, nel team ricerca e sviluppo, e poi ho proseguito come libera professionista. Quindi attualmente, da un lato, collaboro con alcuni studi di design di prevalentemente arredo. Ma diciamo, i progetti che sento a me più vicini sono quelli del settore del giocattolo e per fortuna spesso ho occasione di proseguire in questo settore. Tra l'altro, poi il fatto di aver conosciuto Arduino durante il percorso di studi mi ha anche consentito di poi svolgere alcune attività di educatrice all'interno di laboratori con bambini e ragazzi in contesti come quelli dei Fab Lab. Quindi, insomma, è un progetto che mi ha dato tanto. Bene. Sì, allora, se volete inizio Sì, a allora io e parlarne. Ubi ci togliamo così spazio a te e alle tue immagini. Ci
Ci vediamo tra un secondo. Sì, per il momento parlo senza ulteriori immagini, vi mostro quello che ho qui. E dunque, Arduino l'ho conosciuto appunto durante il corso di laurea specialistica, ma non era assolutamente, non faceva assolutamente parte del piano di studi in Industrial Design. Diciamo che è stata un'occasione che ci è stata proposta al secondo anno dal professore, l'architetto Arturo Vittori, che poi è stato il relatore della mia tesi. E quindi dopo un primo laboratorio ho voluto proseguire anche con la mia tesi. E, questo giocattolo che prendiamo è qui dietro. Allora, questo è l'elemento base con 7 palline e poi abbiamo quest'altro elemento che è una bacchetta magica. È un giocattolo pensato per aiutare i bambini con i bambini ipovedenti a sviluppare la capacità di crearsi delle mappe dello spazio, delle mappe mentali, delle mappe topologiche mentali. E allo stesso tempo dovrebbe motivarli al movimento. E, perché ho scelto proprio questo tema? Allora, dopo aver visitato alcuni centri che si occupano di attività pedagogiche per bambini con disabilità visiva, ho avuto modo appunto durante queste visite di esaminare vari ausili didattici, ludici, e mi sono resa conto che la maggior parte di questi venivano utilizzati per lo sviluppo del residuo visivo, per lo sviluppo dell'udito, del tatto, ma un'altra attività molto importante era proprio l'attività motoria e la capacità di orientarsi nello spazio, e per questa attività non mi è sembrato di individuare nessun ausilio specifico, e quindi mi è sembrato proprio l'ambito ideale per un prodotto interattivo. Quindi, tornando al giocattolo, Emmo consente di giocare una sorta di caccia al tesoro basata sui suoni. Non è solo una caccia al tesoro, ma è anche una sorta di memory. E si gioca nel seguente modo. Allora, premetto che questo modello qua è più che altro estetico, quello originario che conteneva all'interno tutta l'elettronica è stato smontato per partecipare a una mostra e quindi poi non l'ho più rimesso insieme, però qua ancora parte del circuito funzionante. Quindi si gioca nel seguente modo. Vengono disposte nello spazio, nella stanza, dal bambino oppure da un genitore, da un terapista, queste 7 palline colorate. Dovrebbero essere palline luminose, un tempo si accendevano. E, una volta disposte le palline nello spazio, si accende la base e premendo il pulsante si sentirà un suono. In tutto sono 7 suoni e ognuno di questi suoni è associato a una pallina tramite un tag RFID. Il bambino, con l'aiuto della bacchetta magica, deve trovare la pallina associata al suono che ha appena sentito. Quindi non sono le palline che emetteranno il suono, ma sarà la bacchetta magica che a sua volta è dotata del lettore RFID e quindi di speaker e così via. Quando il bambino trova la pallina che pensa sia quella corretta, la riporta indietro alla base, ma in questo momento è importante che ci sia un attimo di verifica, perché potrebbe anche aver preso la pallina sbagliata. Quindi a sua volta la base, sempre dotata di lettore RFID, conferma la risposta corretta con un suono positivo di vittoria, oppure nel caso di pallina sbagliata il suono sarà un suono negativo e la pallina verrà rimessa in gioco. E si va avanti così finché non sono state ritrovate tutte e 7 le palline.
Quindi diciamo che il fatto di dover andare a trovare i suoni è quella parte di gioco che motiva all'esplorazione dello spazio, mentre la parte che è più utile per crearsi una mappa mentale è proprio questo gioco di memoria, perché man mano che vengono ascoltati i suoni, ci auguriamo che il bambino memorizzi anche la posizione in cui li ha ascoltati, quindi al momento opportuno saprà trovare più velocemente il suono richiesto. Allora, se volete, vi faccio, vi mostro quello che... Facci vedere l'elettronica. Sì. Io mi tolgo di mezzo per lasciarti spazio sullo schermo, ma stavo seguendo attentamente. Ok, grazie. E anche allora, nella chat la gente sta facendoti un sacco di complimenti. Ok, grazie. Allora, ho ricollegato le batterie perché non volevo che si scaricasse nell'attesa. Dunque, qua abbiamo il nostro Arduino con la Adafruit Wave Shield con la scheda SD con i suoni memorizzati. Uno speaker recuperato da qualche parte. E poi il lettore RFID con l'antenna integrata qua intorno. E un LED che non manca mai. Dunque, questo sarebbe quello che dovrebbe stare dentro la bacchetta, non è la base. Quindi è la parte più semplice. Proviamo ad esempio, questi sono i tag che invece dovrebbero stare dentro le palline. Beh, questo è un asinello. La pecora. Un gallo e così via, sono 7. Poi l'altra cosa interessante è che in realtà questi suoni potrebbero anche essere sostituiti da altre tipologie di suono, ad esempio strumenti musicali, insomma qualsiasi altra cosa, quindi diventa anche un esercizio di ascolto. Più i suoni sono simili, più insomma si sviluppa anche quell'aspetto lì. E per il momento, diciamo, ho presentato il progetto, se volete, se avete piacere, ho giusto qualche immagine, ma... Bene, no, molto bello, molto carino. E, no, soprattutto stavo guardando il tuo portfolio, hai fatto un sacco di progetti carini con insomma, legati ai bambini, insomma, per cui, e poi hai fatto invece un progetto di design molto, cioè, che spiega, c'è una specie di tastiera che serve per fare musica? Sì, allora, quella tastiera, se ho capito bene a cosa vi riferite, in realtà è un'idea di una startup di Palermo di musicisti. La tastiera si chiama Odla, e quindi l'idea di una tastiera di scrittura musicale è un'idea di questa startup che è Monia River di Palermo, ed è una tastiera dotata di pentagramma rilievo che consente anche ai musicisti non vedenti di scrivere agevolmente la musica sul pentagramma con i software specifici. E mi è stato chiesto, sia un po' per la vicinanza, diciamo, geografica, anche se adesso abito a Treviso, ma anche per il mio interesse per i prodotti legati ai prodotti inclusivi, ecco, diciamo così, di ridisegnare questa tastiera che in quel momento, quando fui contattata, era solo un prototipo funzionante, però diciamo aveva bisogno anche di un redesign, sia per aspetti estetici, ma in realtà poi anche funzionali. Diciamo, tutta la disposizione dei tasti è stata studiata in modo da agevolare il più possibile l'utente nel momento in cui va a scrivere la musica. Quindi con la mano sinistra utilizzerà prevalentemente il pentagramma, con la mano destra gli altri tasti. Quindi anche la disposizione è proprio stata studiata anche in base all'utilizzo che si fa dei singoli tasti. Ah, bene, bello, bello, bello. Bene, no, mi fanno dei progetti molto interessanti, perché tu ti piace anche lavorare su questi aspetti legati alla disabilità, è uno dei tuoi interessi? Sì, è un, diciamo che sì, rientra tra i miei interessi, infatti
Qualche anno fa ho anche partecipato a un workshop in Olanda, a proposito, dato che Ubi è in Olanda, e, che riguardava proprio il design, design for all, diciamo, il design inclusivo per di giochi, giocattoli per tutti, anche per appunto bambini con determinate difficoltà. Ed è appunto un tema che mi piace affrontare. Purtroppo non sempre i progetti su cui lavoro sono in questo ambito, però quando ho occasione sono, diciamo, i progetti su cui lavoro proprio con più passione. Ah, bene, bene. Brava, bel progetto. Ma posso infilarmi di secco? Tra l'altro, certo. Molto bello il progetto, soprattutto i suoni degli animali. Hai detto 9 anni fa, giusto? Sì, sì, esatto. Tra l'altro ha partecipato al primo Arduino questo progetto, al primo Arduino Day a Roma. Ah, ok. Oh, wow. Wow. No, ma sì. mi hai ricordato che un paio di anni fa io e il mio amico Matteo Citteri abbiamo fatto un progetto che aveva anche quello RFID e gli animali, avevamo realizzato questi dischetti disegnati da Elisabetta Stojnic, molto molto belli con gli RFID dentro. Ma erano solamente per sviluppare le capacità del bambino di riconoscere i suoni degli animali associando praticamente così. E avevamo fatto una roba custom. Poi non l'abbiamo più sviluppato, però ci tenevo a far vedere i disegni di Elisabetta, che è bravissima. Bene, ci sono un paio di domande, siamo forse un po' tirati con i tempi, non lo so se vogliamo essere svizzeri o italiani, facciamo un po' gli italiani, facciamo una delle domande. Di solito tutti i progetti sono legati alla musica e al suono, punto di domanda, chiede Isabella, che è una designer. Allora, i miei progetti, dunque, direi che trattandosi spesso di giocattoli, il suono rientra spesso, però la musica, ecco, no, propriamente musica no, a parte la tastiera di scrittura musicale non direi. E, diciamo, i miei progetti generalmente sono prodotti di elettronica di consumo, giocattoli, quelli che proprio seguo più direttamente io. Quando mi trovo a lavorare in collaborazione con altri studi, generalmente invece si tratta di arredo. Bene, posso bene. Mettere una domanda anche io, Massimo. Franco Fasciolo ti chiede: hai pensato di disporre l'utente di lettore RFID e associare le card, ad esempio, alle varie stanze di una casa, quindi in maniera da sviluppare la memoria spaziale del soggetto? E penso che questo progetto abbia quello scopo, magari anche in una sola stanza, però permettere. Allora, associare le card alle varie stanze di una casa. Le card sarebbero quelle che nel mio caso sono le palline. Sì, le palline, diciamo. Sì. Beh, si può fare. Insomma, ho proprio pensato per essere libero, spazialmente si possono disporre in qualsiasi modo. E effettivamente è l'utente che ha il lettore dotato di bacchetta. Quindi, certo. Insomma, quindi se una pallina sta in cucina, una sta in bagno, un'altra sta, che ne so, davanti alla TV in salotto, il bambino sviluppa questa... Esatto, insomma, è un gioco molto, molto libero. E in base anche all'età, alle capacità del bambino, si può decidere anche di mettere le palline su un tavolo, e quindi il gioco diventa, insomma, molto ridotto, in formato ridotto, oppure si potrebbe anche giocare in un parco e nasconderle dentro un cestuio, non ci sono limiti, dato che il lettore lo porti con te. Esatto, il bello di queste card RFID è che non hanno bisogno di essere alimentate, quindi tu le distribuisci e poi porti un Arduino col lettore in giro, la tua bacchetta magica. No, molto molto bello, e anzi sono curioso, non ho avuto il tempo di andare a vedere il tuo portfolio, ma siccome Massimo l'ha accennato, andrò a vedermelo. Sì, si trova online. Perfetto. Esatto, fai plug, dici dov'è il tuo sito, così la gente... Allora, il mio sito è www.doroteapanzarella.it. Perfetto. Trovate un home page, poi la pagina con i progetti, la pagina con una biografia. E l'invito per scrivermi. Ottimo. Allora, grazie mille di aver partecipato. Grazie a voi. Il progetto ci è piaciuto molto e vi ho avuto anche un sacco di complimenti.
da parte del... C'erano anche delle altre domande, ma purtroppo non abbiamo purtroppo il tempo per farle, per cui ti salutiamo. Io e te ci togliamo dal video e lasciamo lui che parla alla prossima. Dorotea, noi ti ritiriamo dentro, se resti con noi ti tiriamo dentro alla fine per il brindisi finale. Va bene, ok, grazie. Poi, vuoi, perfetto. Grazie. Grazie mille. E allora, resto io. Io me ne vado e ti lascio con il va tuo. Va bene, Massimo, dai, ce la posso fare in autopilot. Allora, io tiro dentro il nostro prossimo ospite che è Domenico Cardinale. Ciao Domenico. Ciao a tutti. Da dove ti colleghi, Domenico? Io sono di Matera, Basilicata. Evviva la Basilicata, evviva la farina e il pane di Matera. Il pane di Matera, i sassi. Tu devi sapere, come ti ho detto prima, io con dei parenti a Matera, da quando ero piccolo sono cresciuto con questi parenti che portavano questi mega pezzi di pane di Matera. Sì, sì. Erano più grossi della mia testa, ovviamente. Della mia testa oggi, non di quando ero piccolo. Ed era una roba spettacolare. Tu ma poi dura tanti giorni pure. Sì. Tra l'altro, sì, la mia ragazza è andata anche a fare un'intervista a uno dei panificatori qualche anno fa. Bellissimo posto, non ci vado da tanto. Comunque, come si dice all'estero, enough with me. Dici qualcosa di te, Domenico. Allora, io mi chiamo Domenico Cardinale, ho 35 anni e attualmente gestisco un pub a Matera. Però di formazione sono un biologo. Diciamo, la mia esperienza con Arduino nasce diversi anni fa quando producevo birra in casa e diciamo, la produzione della birra è un po' laboriosa e quindi un amico un giorno mi disse: ma c'è una possibilità di automatizzare il processo di produzione della birra? Io non sapevo, e da lì ho scoperto Arduino. Come dicevo prima, quel progetto non l'ho mai realizzato, cioè automatizzare il processo di produzione, però poi da lì ho scoperto Arduino ed è stato, diciamo, amore a prima vista. Per stimolare la curiosità di chi magari è interessato a fare la birra, cioè in cosa potrebbe essere utile? Perché io ho amici che hanno fatto sistemi di automazione, però... non mi sono interessato. Sì, allora, cosa fai con Arduino? Sì, la cosa, diciamo, la prima parte della produzione della birra necessita di lasciare il malto d'orzo in acqua ad una determinata temperatura, un'ora circa. Quindi o tu stai là, diciamo, con accendi e spegni la, diciamo, la fiammella, oppure, diciamo, banalmente ci metti un termometro con un Arduino. Diciamo, ci sono vari sistemi, ci possono essere un'elettrovalvola del gas oppure se è un sistema elettrico, e quindi, diciamo, la temperatura diciamo, rimane costante. Questa, diciamo, è la... Ok, quindi un sistema di PID, sì, esatto, il controllo della cosa. Per chi non lo sapesse, PID sta per Proportional Integral Derivative, una cosa del genere, non mi ricordo in italiano come si dice. Ed è questo algoritmo dove tu praticamente il sistema vede la temperatura e dice: ah, devo arrivare lì, e poi calcola la derivata. Ma non facciamo uscire il nerd. Però molto molto bello. E in che altro si usa Arduino per la produzione della birra, per esempio? Ma per il resto può essere, che ne so, anche la temperatura di fermentazione è molto importante, quindi, diciamo, generalmente riguarda la, diciamo, creare, diciamo, sistemi per la termostatazione, insomma, della temperatura. Quello è la cosa, diciamo. Va bene, va bene. Diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza il pubblico. Sì. Poi, vedi che fra 6 mesi escono tutti i birrifici artigianali. E niente, che altro ci dici? Cosa fai a Matera? Quindi hai questo pub e poi? Questo pub è, diciamo, da circa un paio d'anni, ho affiancato a questo pub un piccolo fab lab che io chiamo il pub lab. Quindi, diciamo, la mattina diviene un fab lab e la sera si trasforma in pub. Quindi, diciamo, è... È come dovrebbero essere tutti i fab. Esatto, esatto. Come forse sono tutti i fab, non lo sappiamo. Sì.
No, poi diciamo che essendo biologo utilizzo soprattutto Arduino o per fare giochi, quindi diciamo giochi educativi, quindi ricollegandomi all'ospite precedente, oppure anche sistemi per il monitoraggio ambientale, perché io prevalentemente sono un biologo ambientale, quindi diciamo a metà strada fra un naturalista e un biologo, quindi diciamo non molto a cuore insomma, l'ambiente, e quindi ho realizzato insieme anche ad altri, anche Paolo Bonelli, avete avuto al puntata zero Paolo Bonelli, insomma lo conosco. Ciao Paolo. E quindi, diciamo sistemi per il monitoraggio ambientale, quindi diciamo Arduino in questo può dare una grossa mano. Fantastico. E niente, ci vuoi parlare di qualcosa? Sì, un progetto? Sì. Allora vi faccio vedere. Io ti lascio. Sì. Ti lascio tutto lo schermo, così hai tutto lo spazio camera, mi tolgo, non mi senti, sì. Ma sono qui. Allora, il gioco che vi presento oggi è questo qua, che è un sistema, un gioco per imparare il canto degli uccelli. Cioè, ho molti amici ornitologi e un giorno, insomma, mi venne in mente questa, diciamo, questa idea e, insomma, l'ho realizzata, adesso è molto prototipale come oggetto, però insomma più in là vedo di sistemarla meglio. Allora, questo gioco ha due modalità, la modalità ascolto e la modalità quiz. Nella modalità ascolto, un attimo che lo accendo, nella modalità ascolto, diciamo, io posso premendo i pulsanti ascoltare i vari versi, per esempio il rigogolo. Non so se lo riuscite a sentire, quindi, oppure che ne so, la beccaccia. C'è una cassa con un lettore MP3, quindi in questa fase io memorizzo i vari versi. Dopodiché passo nella modalità quiz. Nella modalità quiz il gioco mi fa ascoltare un verso ed io, in questo caso, quindi ascoltando un verso io devo indovinare fra questi. Quindi ho due LED, a seconda, diciamo, per esempio adesso ho sbagliato, quindi diciamo mi fa ritentare. Dopodiché in questa modalità, se io volessi riascoltare il verso, cioè diciamo c'è il tasto ripeti, e a me mi fa riascoltare il verso che mi aveva proposto. Quando indovino, diciamo, inizierà ecco, ho indovinato e mi fa riascoltare un altro verso. Ho realizzato questo, non so se si riesce a vedere, con un Arduino Nano ed un lettore di schede MP3. In questo caso, se io, diciamo, volessi cambiare i versi agli uccelli, basta cambiare il file nella micro SD e quindi, diciamo, ho, diciamo, nuovi versi. Una cosa, secondo me, bella è che ho alimentato il progetto con una batteria per abitatori Parkside, quelli della Lidl, a 12 volt. Perché questo? Ho provato ad usare una power bank, ma diciamo alcune power bank hanno il problema che, diciamo, se non hanno un assorbimento del carico elevato, staccano l'alimentazione. Quindi diciamo io ho due power bank, ho provato, diciamo, ad alimentare, funziona i primi 20 secondi, dopodiché la power bank stacca, diciamo, stacca l'alimentazione. Invece, utilizzando queste batterie dei trapani abitatori, questo, diciamo, non ho questo tipo di problema. Questo è anche, diciamo, bello, perché se si producessero altri giochi, basta, diciamo, avere una batteria che alimenta diversi giochi, quindi staccarla e inserirla in diversi giochi, e quindi, diciamo. Certo, ma tra l'altro potresti fare con la stampa 3D, potresti fare un adattatore per la batteria. Esatto. L'hai fatto, basta, eccolo qui. È a questo che serve fare i maker, per risolvere i problemi. Bravo, bravo.
È entrato il nostro amico Roberto, guarda, che però è in mute, vediamo, eh. È Questo sempre in micro aperto è mute. sempre in mute, no? Lo vogliamo, lo Quindi è volevo. il vizio delle call conference. Esatto. Dai, se voleva fare un commento su questo progetto. Ma prima di tutto esprimo totale affetto e apprezzamento per i materani perché, diciamo, ho un amico che adesso lavora in Canada di Matera, abbiamo imparato il Python insieme, quindi lui era ingegnere edile, quindi diciamo, è stata un'esperienza che è finita a scrivere un articolo scientifico. Quindi. C'è anche Danilo nella chat. E c'è Danilo. anche Danilo, sì, l'ho C'è scritto, ciao Danilo. Dov'è Danilo, Danilo? da C'avrà qualche nome BBB. strano. Ah, Tezu Tezu, è lui. È lui. Ah, lo sapevo. Ciao Ciao Danilo, è un Danilo. piacere averti tra il pubblico. E quello Danilo ci ha abbandonato, mi ha fatto piangere. Pedro Ciapparro chiede: qual è il nome del Pub Lab e qual è il suo sito? Lo voglio Allora, sapere è io. Open Lab Matera, c'è cioè, diciamo una pagina, per il momento non ho un sito, c'è cioè una pagina Facebook e una pagina Instagram, quindi diciamo semmai poi vi metto il link nei commenti, così. Open Lab Matera si chiama. Sì, l'ho scritto sulla chat di YouTube a favore del nostro Ok. amico Pedro che ha fatto la domanda. Bene, bene, bene. No, mi sembra molto, molto figo. Adesso io, cioè, volevo solo portare Roberto live per permettergli di commentare, di raccontare. Nei giochi Arduino e la creazione di giochi didattici, secondo me, ha potenzialità enormi, quindi su quello, secondo me, cioè, il limite è solo la fantasia. Io ho in mente tantissimi giochi, ma manca un po' il tempo di realizzarli. E questo è un problema comune che purtroppo, guarda, attanaglia tutti noi che passeremo le giornate intere dentro i laboratori. Sì. Però dai, il fatto di avere fatto un Pub Lab regali, diciamo, la possibilità agli altri, no? Di Sì, no, è fare ciò infatti. che non hai il tempo di fare tu. Sì, Quindi no, è così. l'idea è bellissima. Diciamo, io la vorrei fare quando vado in pensione, probabilmente adesso mi mando una lettera per il me del futuro e io voglio fare esattamente quello, voglio fare il Pub Lab. No, non è vero. Va bene, allora ragazzi, salutiamo Domenico. Per adesso ci sono domande oltre a Allora, quelle che abbiamo fatto? No, il posso sito, salutare un Pedro? attimo, 30 secondi, Certo, gli ci amici mancherebbe. di Officine Mediterranee, che è un network di FabLab e di appassionati del sud Italia, che in questo momento stiamo realizzando diversi dispositivi di protezione per gli operatori sanitari. Li volevo salutare. Bene, bene. No, no, Grazie. hai fatto bene. Questa è una trasmissione, la versione italiana di questa trasmissione, fatta da italiani. Bisogna per forza salutare i parenti, salutare a Sì. casa, e fare riferimento a tutte le parentele incrociate in cui Ubi ti racconta che c'hai i parenti, amate, e cioè sono obbligatori essendo una trasmissione fatta per italiani. È vero, sì. Come si dice a Napoli? Nu poca vota a scimma apparente, vuol dire che un po' alla volta, mentre discutiamo, va a finire che siamo parenti. Va bene, grazie. Domenico, resta con noi, ci vediamo in chiusura. Ok, la birretta ma non è E di Matera, è svizzera, ma non birrateci. Se è lui, guardalo il Pub Lab con la birra vera artigianale, sicuramente. Va bene, grazie Domenico. è un po' Ah, quasi guardate. Perché voi non lo sapete, ma Domenico, per avere una connessione migliore, è andato al pub che è a 50 metri da casa. Quindi, se gliel'ho già detto, se pigli la multa così, non ci dai la No, no. colpa a noi. Va bene, grazie Domenico, ci sentiamo a fine trasmissione, grazie. Ok. Allora, Roberto, noi niente, ti teniamo ancora qui perché sei la nostra mascotte di stasera. Io esco e lascio Massimo con l'ultimo ospite. E Roberto ti butto fuori io. No, aspetta, Così. Lo lascialo qui che io lascio e qui. Ah, ok, Roberto allora. Perfetto, presentiamo il prossimo ospite. io mi riposo e faccio un sorso. Bravo, tu esci da questa trasmissione. Vattene. Adesso ho fatto l'usciere, come diceva un comico italiano, l'abbiamo fatto uscire. Adesso facciamo entrare invece il nostro amico Alessandro Grande. Boom! Alessandro. Ciao,
Sì, hai fatto la voce del robot. Hai fatto la voce del robot. Non ti No. È venuto fuori, sembravi un Borg. Pensavo che fosse un effetto audio voluto apposta. Buonasera a tutti. Ah, eccoti. Ciao. Allora, il nostro amico Alessandro lavora, cioè, raccontaci tu da dove vieni, cioè io stavo per dire live from Cambridge, ma ho scoperto prima che tu sei invece a Roma. Hai deciso giovedì scorso di farti il lockdown dai parenti. Bravo. Esatto. Raccontaci un po' chi sei, aspetta che cambiamo la visualizzazione. Io non riesco mai a far cambiare questa visualizzazione in modo che io divento, cioè, facciamo così, è più bilanciata. Vabbè. Quindi raccontarci un po' chi sei. Sì, allora io, la mia storia parte da Roma. Io ho fatto fisica alla Sapienza, dove ho cominciato a scoprire la bellezza dell'elettronica. Ho fatto fisica nucleare e durante l'ultimo anno, diciamo, avevo la scelta tra fare una tesi di laurea utilizzando Arduino o una scheda FPGA. E alla fine la scelta è caduta sull'FPGA, però quello mi ha portato a conoscere Arduino e di conseguenza poi, insomma, ARM, che è l'azienda dove lavoro ora. E in breve, diciamo, quello che ho fatto alla tesi era creare una scheda di readout per un sistema, un acceleratore di particelle, un rivelatore in un acceleratore di particelle. E quindi, insomma, l'aspetto era molto pratico, diciamo, non c'era neanche di fisica, era soprattutto, diciamo, far funzionare le cose. E appunto, come dicevo, c'era la scelta tra Arduino e FPGA. Alla fine abbiamo deciso di utilizzare l'FPGA, che utilizzava sopra un core di questa azienda che non conoscevo all'epoca. E mi ricordo che il professore mi disse: guarda, questa è un'azienda molto interessante, un'azienda europea. Insomma, mi sono andato a cercare qualcosa, ho capito che era un'azienda, insomma, abbastanza interessante, e ho deciso di mandare un'application, di chiedere, insomma, se erano interessati in un fisico che voleva fare l'elettronico. E sono riuscito a, insomma, entrare in azienda. E credo, insomma, la cosa interessante che volevo dire, Massimo, è cosa fa ARM, perché credo che... No, infatti questo te lo sto per chiedere io, perché la gente non lo sa, però tutte le Arduino dagli ultimi, abbiamo cominciato nel 2012 in poi, sono essenzialmente fatte con ARM, con processori ARM. Esatto, i processori ARM. E la cosa interessante è che, appunto, ha detto bene, i processori ARM, architettura ARM, che però in realtà non sono prodotti da ARM, ma sono prodotti da altri, quelli che noi chiamiamo partner, diciamo, che sono i produttori veri e propri. Noi, ARM non produce chip, ma quello che fa è crea proprietà intellettuale. E proprietà intellettuale poi va a creare, diciamo, vari pezzi vanno a creare quelli che sono poi i chip finali, no? La cosa interessante è che è un po' come io, questa cosa l'ho scoperta proprio lavorando, cioè, nei primi giorni di lavoro ho scoperto che fondamentalmente l'hardware si crea un po' come si crea il software, insomma, per chi non l'avesse mai fatto, la cosa è molto simile, insomma, si scrive in linguaggio di alto livello chiamato Verilog o VHDL e alla fine si programma un po' come si programma un codice, insomma, per un programma software. Sono tutti blocchetti logici che poi si riutilizzano per formare qualcosa di più complesso. La cosa, insomma, interessante è che, appunto, molti dei dispositivi che abbiamo di fronte a noi tutti i giorni, che utilizziamo tutti i giorni, sono basati su tecnologia ARM, però, appunto, non essendo il produttore, spesso non si sa, questo non si sa. Quindi, diciamo, questo è un po' come ho scoperto l'azienda e Arduino pure, insomma, questo è come, insomma, sono venuto a conoscenza dell'elettronica in generale, insomma, in realtà, perché appunto facendo fisica io studiavo solo sui libri, non facevo niente di pratico. E niente. Tu, siccome questa, come diciamo prima, la professione italiana, devi anche dire c'è una carrambata, c'è una connessione... Perché tu, quando eri all'università, nello stesso periodo, però non so se lo conoscevi, con uno dei nostri, con le colonne portanti di Arduino, no? Con Luca, quello che te l'ho detto. Luca, sì, sì,
pensa, la carambata è che in realtà io e Luca ci siamo schivati, proprio credo che io sono entrato qualche, forse l'anno dopo, qualcosa del genere, e ci siamo riscoperti amici, cioè con tanti amici in comune fondamentalmente, quindi sì, è vero, mi ero dimenticato che c'è stata la carambata al Maker Faire a Roma. Esatto, dentro di noi abbiamo una serie di fisici, infatti in una delle prossime puntate chiederemo di venire come ospite anche Francesca Cerna, che è la nostra hardware engineer, che è dottore, ma nel senso che ha fatto proprio il dottorato in astrofisica. Come dice, com'è che si dice, mica pizza e fighi si dice. Esatto. Va bene, non ti interrompo più, era solo perché no. Questa strana connessione, no? Che ci sono questi fisici che diventano poi... No? Sì, ancora mi ricordo quando ho mostrato il primo contratto di lavoro a mia madre, no, a Roma, gli ho detto, guarda, mi hanno preso, ho fatto il contratto di lavoro, sopra c'è scritto elettronico, ingegnere elettronico, e mia madre mi chiede, ma scusa, sei sicuro che gli hai detto che hai fatto fisica? Perché dice, ti hanno preso come ingegnere elettronico, no? E dico, sì, in Inghilterra funziona che, insomma, sono abbastanza flessibili, e quindi sì, sono finito a fare ingegnere elettronico. Beh, adesso raccontaci un pochino di cosa ti occupi adesso, perché poi c'hai un progetto interessante, no, da raccontarci anche. Anzi, esatto, sì. Io e Roberto ci sfiliamo un attimo e ti lasciamo lo schermo. Raccontaci un po' di queste cose. Allora, guarda, adesso fondamentalmente mi occupo di relazioni con sviluppatori che utilizzano la nostra tecnologia. Come dicevo, fondamentalmente... la tecnologia è un po' ovunque, io mi occupo soprattutto dell'aspetto IoT, quindi tutto quello che è connesso, diciamo, dispositivi da piccoli dispositivi a dispositivi più grandi, però tutto quello che è connesso, diciamo, a internet. E, mi occupo di parlare con gli sviluppatori che utilizzano i chip finali, e alcuni di questi appunto sono sviluppatori Arduino, e quindi insomma abbiamo avuto... Come sai bene, abbiamo avuto tante cose che abbiamo fatto insieme e c'è molta sovrapposizione, insomma, molti interessi comuni. E, la cosa che però, diciamo, che volevo toccare, di cui volevo parlare stasera, era una nuova, diciamo, un nuovo trend nel mondo dell'IoT, che è quello che viene conosciuto all'estero come TinyML, ovvero machine learning dispositivi molto piccoli. Per chi non lo sapesse, TinyML è definito un po' come quello che machine learning che riesce a girare su dispositivi dell'ordine dei 10 milliwatt di energia. Quindi la cosa interessante qui è il fatto che si riesca a far girare qualcosa di molto complesso su un dispositivo molto piccolo, molto economico, molto low power, cosa che non si è mai pensato di poter fare prima. La cosa che insomma è veramente interessante è che fino a qualche anno fa, no, quando io studiavo appunto fisica, sapevo che machine learning si facesse su grossi computer, diciamo, no? Noi avevamo i grossi supercomputer alla Sapienza, e si pensava appunto di dover utilizzare i grossi computer per fare tutto quello che era il calcolo, no? Però c'è un aspetto interessante, diciamo, del machine learning che viene chiamato inferenza. Quello è l'aspetto, diciamo, finale del processo, ovvero si deve fare il training prima per fare in modo che il modello, diciamo, si adatti ai dati reali, per poi interpretare la realtà diciamo che vuoi interpretare. L'interpretazione però è quella che si chiama inferenza nel mondo della machine learning, e quella effettivamente si può fare su dispositivi molto piccoli. Vi volevo mostrare, qui ho una Arduino Nano BLE Sense, che appunto è uno dei, insomma, degli ultimi modelli Arduino, come ben sapete, e è molto molto, vabbè, a parte che insomma fisicamente vedete quanto è piccolina, ma soprattutto questa gira, insomma, riesce a rimanere attivo con circa 10 millivolt, questo tutto quanto, diciamo, con il processo vero e proprio che gira sul dispositivo, e quindi che vuol dire? Possiamo avere, diciamo, questo dispositivo attaccato a una batteria e farlo girare, fargli fare del machine learning per
per tanto tempo, senza dover cambiare la batteria, senza dover fare in modo di sostituire, diciamo, la batteria. Abbiamo Massimo, io oppure no, dicevo che oppure qua la cosa che gira, però dovrei mostrare lo schermo, forse non è il caso, insomma. Se vuoi puoi schiacciare il pulsante, condividi lo schermo. Ah, c'è il screen. Sì, vabbè, sì, allora facciamo i fatti tuoi, non mettere la schermata della banca con l'IBAN, no, ti entrano gli hacker, però se hai una finestra da far vedere. Vediamo un po'. Allora, vediamo un attimo che qua devo cambiare un attimo le preferenze. Vabbè, intanto volevo dire che la cosa molto interessante è che questa cosa, aspetta che così non vorrei che mi chiude tutto. In questo momento facciamo, scusa. Allora, vai. Dico solo due cose, anzi accendiamo subito il nerd alert per dire che stiamo per dire delle cose super nerd. Allora, tu hai una Nano BLE Sense, che è una scheda che ha sopra un processore della famiglia ARM Cortex M4F, per cui la F vuol dire, facciamo il quiz, vediamo se la F è Floating Point Unit. Ok, che è un processore che ha il Floating Point Hardware, e su quella scheda lì si possono far girare dei software di machine learning di vario tipo. In questo momento tu cosa stai usando lì? TensorFlow Lite. TensorFlow Lite. Esatto. Cui... E guarda, in realtà non te lo posso mostrare perché mi dice di devo riavviare la schermata, quindi non lo facciamo. Mi chiede di riavviare tutto, quindi lasciamo stare. Però insomma, la cosa che volevo dire però, che è molto interessante, è che io ho utilizzato varie boards e questa qui mi ha, sono riuscito a far girare questo esempio, che è uno degli esempi che trovate online, forse diciamo mezz'ora a dir tanto, cioè nel senso veramente è una delle, perché insomma non so se quanti di voi conoscono machine learning, che non so come si dica in italiano, come si dice in italiano? Però fa parte del mondo dell'intelligenza artificiale. Esatto. Intelligenza artificiale, diciamo, è una di quelle cose che di solito richiede tanta specializzazione e di solito è una di quelle cose che quando cominci, sai quando cominci, non sai quando finisci. Questa invece mi ha permesso di far girare il tutto in pochissimo tempo, perché tutti i tool, diciamo, a disposizione sono molto molto semplici da utilizzare. Quindi un applauso virtuale ad Arduino. Eh beh, c'è anche dietro una tonnellata di lavoro di quelli di Google, che hanno fatto un sacco di lavoro, c'è un bel po' di gente di ARM che ci ha lavorato. Infatti la settimana prossima facciamo la prima puntata in inglese e pensavo di invitare anche il nostro amico Dominic, il nostro amico comune, che lavora sia per ARM che per Arduino, e che ha seguito anche molto questi aspetti qui. Però è molto, molto interessante, per cui ci sono degli URL che vuoi segnalare alla gente che vuole capire meglio di queste cose qua? Ma guarda, noi stiamo, in realtà stiamo ristrutturando un po' il sito developer ARM, developer.arm.com, e lì trovate un po' di tutto, insomma. Però insomma anche sul sito di Arduino ci sta il link a questo, in realtà è su GitHub, il link al progetto vero e proprio. Se andate su GitHub Arduino e IoT Dev Summit 2019, ci sta tutti gli esercizi. Ah, ok. Perfetto. Sì, infatti noi per quel famoso, questo è un evento che hai organizzato tu al Computer History Museum col team, al Computer History Museum di Mountain View, dove siamo stati a dicembre, quando si poteva ancora viaggiare. Esatto. E per quella cosa abbiamo fatto anche questa dashboard per prendere i dati da quella scheda, visualizzarli. Insomma, era stato un evento molto, molto figo. Peccato che poi dopo è successo quello che è successo. Però molto, molto bello. No, infatti, adesso lo facciamo online. Ah, ecco, figo, bene. Aspetta che riaggiungo i miei colleghi a questa schermata, e Roberto fai unmute, che così ti possiamo parlare. Niente, questo Roberto Sora ha problemi di microfono. Roberto Sora, dobbiamo fargli un hardware con Arduino che gli fa l'unmute in automatico.
Esatto, sarebbe il caso. Col machine learning. No, tipo quello, cioè presente quello con come si dice, il fototransistor che vede i cespugli del gioco di Google Chrome quando... Del dinosauro. Esatto, così il dinosauro salta e ci vuole con lui. Appena vede Roberto Sora, pa, unmute. Tra l'altro, se volete, ho un fun fact su TensorFlow Lite, perché diciamo nel loro processo di costruzione della release, no, di TensorFlow Lite, utilizzano l'Arduino CLI, perché mi hanno scritto i miei amici che si dice CLI, no, CLI non si può sentire, allora dico CLI, lo utilizzano nel loro processo di build e ci hanno aperto una issue perché... diciamo, io che non ho ascoltato, se ricordo bene, il consiglio di Massimiliano Pippi, che è l'altro senatore che lavora nel mio team, ho cambiato, diciamo, il formato del nome dello zip che contiene la CLI e ho rotto il processo di build di Google di TensorFlow Lite e quindi l'abbiamo sistemato, e questo per dire che insomma, c'è un pezzettino anche di quello in tutto quello che ha raccontato. Le imprecazioni si sentivano dalla California al Piemonte. Guarda. Ho sentito, sì. Roberto Sora! Infatti quello che è bravo Roberto che lo menzioni, perché questa cosa qui è abbastanza importante, no? Cioè questi hanno costruito essenzialmente un sistema di continuous integration per testare continuamente la libreria, e questa cosa qui è molto interessante, perché è una delle ragioni perché abbiamo fatto la CLI, no? Per automatizzare questi processi in modo che la gente possa testare in maniera automatica le librerie di Arduino come fa con il software, diciamo, classico, no? E questa cosa è abbastanza importante. Tra l'altro, scusa, cioè, Ubi avevi fatto un video sulla CLI, ma oggi Roberto ha scoperto che è privato su YouTube. È un no, in realtà quello che è privato è il teaser, perché stiamo aspettando, esatto, è finito il video. Aspetta un attimo, il pubblico ci dice che dobbiamo accendere il Nerd Alert. Nerd Alert, allora, ce lo siamo meritati. Allora, io poi devo dire, quando parlo in inglese la chiamo CLI, però quando parlo in italiano la chiamo la CLI. Capito? Perché fa un po' pure napoletano. Ma quelle che la CLI... confessare questa cosa, che insomma... Dove l'hai messa? Aspetta, per accontentare tutti. Comunque dicevo... Il personale allora, il primo tutorial sulla CLI è pronto da oltre una settimana, perché la nostra cara Silvia è quella che bastona la gente per fare in modo che i video siano pronti quando devono essere pronti. Ma ci scusiamo, ma durante l'ultima settimana tutte le persone di Arduino sono state tirate dentro questo mega conferenza per il Covid-19 e abbiamo avuto, diciamo, cose un po' più pressanti da fare questa settimana. Però il video è pronto e io non vedo l'ora che esca, perché sono io che ho fatto questo video insieme all'amico Roberto Sora che abbiamo qui in trasmissione. E ci teniamo a far sì che questo sforzo venga pubblicato. Nel frattempo io ho messo l'indirizzo che mi ha passato Alessandro, qui trovate il codice, anche qui dobbiamo mettere un gigantesco Nerd Alert, perché il codice di machine learning è una cosa particolarmente complessa da comprendere, però è una cosa pazzesca, cioè il fatto che tu possa fare quelle cose in un processore così piccolo, no, è una cosa abbastanza incredibile. Per cui Alessandro, tu adesso lavori da casa, ma continui a fare, insomma, a creare connessioni tra sviluppatori, tecnologie. Sì, stiamo cercando appunto di capire come cambiare la modalità di lavoro, perché io viaggiavo praticamente come te, insomma, spesso ero più spesso fuori da Cambridge che a Cambridge, insomma, quindi adesso in realtà è cambiato tutto, quindi stiamo cercando di capire cosa fare, insomma, quali eventi possiamo, diciamo, confermare e quali no, e come muoverci nel futuro. Però questa cosa mi piace molto, quello che state facendo qua mi piace molto. Devo dire che non vedo l'ora di vederlo in inglese anche. Allora, l'idea è che se tutto va bene, qui se non mi ammazza la nostra amica Catarina, che è quella che, insomma, la colonna portante di questi eventi live, se non ci basta, cioè noi martedì teoricamente dovremmo provare a farla in inglese questa. Non, questo, lo annunciamo qui, non era qui. Qui lo dico e qui lo nego. Ah, però.
Attenzione, vabbè, che Silvia dice il VIP della CLI è pronto e presto lo monta. Io dico CLI, me ne fotto. Dico CLI. In italiano possiamo dire CLI. Possiamo dire tutto. È importante che Alessandro plugga qualcosa. Dici dove ti possiamo trovare online. Allora, guarda, la cosa migliore è Twitter Alessandro Devs, D-E-V-S. Perfetto, ottimo. Allora, grande. Allora, il nostro CEO ci ha appena affermato, ha appena detto che il budget della serie in inglese c'è, per cui è il momento di buttare via quest'acqua minerale Swiss Alpina e sostituirla con lo spumante, anzi, con lo champagne. Il nostro CEO ha appena messo la mano al portafogli. Questa camera che mi riprende è stata acquistata con il budget gentilmente diciamo fornito dal CEO. Si vede che stiamo facendo qualcosa di buono. Poi anche Alessandro dice che gli sta piacendo questa cosa, per noi è un gran complimento, devo dire. Infatti il nostro CEO si interrompe la sua pratica del pianoforte per venire a vedere queste cialtronerie online che facciamo noi, per cui sì. Adesso aspetta che colleghiamo gli altri ospiti, perché ci sono i saluti finali, dove ognuno degli ospiti deve salutare i parenti e deve plaggare qualcosa nel frattempo che noi facciamo. Bevo la birra svizzera. Partiamo da Domenico. Dai, Domenico, fai altri due saluti extra. Puoi salutare anche zii, parenti, mamme. Sì, saluto tutti gli amici che mi conoscono. Dorotea, degli saluti speciali, vai. Sì, io devo salutare necessariamente i miei cugini che mi hanno sentita all'inizio, non so se hanno resistito fino ad ora, comunque ce li ho un po' sparsi, alcuni sono in Sicilia, alcuni a Bologna, in Germania, quindi saluto tutti i miei cugini. Ah, bene, 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 salutiamo tutti anche noi i cugini. Alessandro, saluta un po' di parenti, cugini, ma... Mamma, papà, no, guarda, io saluto tutti quelli che stanno a Cambridge, perché io ormai sto a Roma, quindi saluto tutti quelli che ho lasciato indietro in Inghilterra. Ah, c'è una domanda di Massimo Frassetti, poteste linkare il server Discord ufficiale? Io non me lo ricordo, però Catarina, che è super intelligente ed efficiente, lo scrive. E soprattutto Catarina è una delle poche che si ricorda le cose, perché si aspettano me e te, Massimo. Io fine. L'ultimo neurone me lo sono giocato ormai molto tempo fa. Lasciamo spazio a Roberto Sora per salutare parenti, amici, cugini. Ma io saluto il mio team, il CLI team, sia l'AI team, come volete, Massimiliano Pippi, Cristian Maglia e Mega Bruco, che ho visto che si è collegato, perché lavora solo di notte dalla California. E Ubi, che diciamo è fonte di feedback infinito, e anche Luca Cipriani, visto che è stato citato. Io fonte anche di cazziatoni, ovviamente, non escludiamo il cazziatone, che per sì, me no, ma quello me li fanno tutti a prescindere, quindi povero Sora, Massimo, povero Sora, tengo duro. Va bene, facciamo il brindisi? Se facciamo il brindisi, adesso io faccio così, guarda, per correttezza geografica mi tolgo Napoli, che non sono Napoli, ma mi metto il lago di Lugano con panchina, e c'ho la birra svizzera. Ne approfitto per salutare il mio amico Marvan, che è collegato sotto falso nome con l'account della madre, che è qui in Svizzera anche lui. Ciao Marvan. Poi c'è Cristian Maglie, sotto Mentite Spoglie anche lui, che è stata essenzialmente la prima persona che abbiamo mai, tra virgolette, assunto per lavorare con su Arduino. E allora saluto l'employee anche number zero, cioè proprio, esatto. Non c'era neanche niente dove, cioè, che mi ha detto lavora con noi, punto. Allora, io voglio salutare mia madre, che non la saluto mai, le ha detto, ma io mi collego, però non ci credo, fondamentalmente sarà su Instagram, no, a fare l'influenza. Vediamo lo screenshot. Come al solito.
E niente, poi tutti i miei amici maker della zona di Salerno, Napoli, in realtà ovunque, quindi cioè, per me è bellissimo fare questo show con te Massimo, quindi niente, andiamo avanti. Grazie a tutti e cheers! Saluti, noi ci vediamo la settimana prossima, lunedì sera, sempre su questo canale, con degli sfondi sempre nuovi. E se tutto va bene, martedì prossimo proviamo a farlo in inglese e no, non ci sarà Ubi come co-presentatore, ci sarà un'altra sorpresa. Bravo, non lo diciamo a nessuno chi presenta, È una, Massimo. infatti è una sorpresa, nel senso che deve ancora confermare che c'è. Va bene. Sarà una sorpresa pure per noi quando dirà sì, vabbè. Grazie a tutti e buona serata. Ciao ciao. Grazie, ciao a tutti. Grazie, Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Allora.